Cominciamo la giornata con questa fantastica colazione. Oggi devo mangiare 50 grammi di fette biscottate integrali e quindi pesandole sono 6. Ne mangio 3 con burro di anacardi e marmellata e altre 3 senza burro di anacardi. Il burro di anacardi è questo qua, ve lo faccio vedere, della Bulk Powders. Il sapore non è malvagio. Però io ho sbagliato e ho preso questo che è quello crunchy. Quello crunchy sinceramente ve lo sconsiglio perché è troppo duro da spalmare, è molto scomodo. Se volete provarlo vi consiglio di provare quello smoothie, quello cremoso, come il burro di arachidi. Come marmellata invece utilizzo questa dell'Aero, l'Aero Light. Praticamente ha solo 7 calorie per porzione, quindi ha un bassissimo contenuto di zuccheri ed è tutto sommato buona. Io uso o questa qui alle fragole oppure quella al gusto albicocca, mi trovo veramente molto bene. Il tutto poi accompagnato da il mio solito e fantastico caffè americano. Integrazione mattutina invece abbiamo una capsula di omega 3. 3 capsule di multivitaminico, una capsula di vitamina C. In questo bicchiere invece ho già sciolto 3 grammi di creatina. La creatina ovviamente non sa di niente, la bevo come se fosse un bicchiere d'acqua. E niente ragazzi, questa è la colazione. In questo video vi parlerò di cosa mangio in un giorno durante la fase di massa. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo... No raga, così non posso fare il video. Così è molto meglio. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla. Oggi full day of eating massa edition. Ovvero siamo entrati finalmente nel periodo di massa e stiamo eseguendo per la prima volta sia io che Claudio una dieta di massa. Cosa facevamo fino ad ora? Fino ad ora mangiavamo a caso durante l'inverno e poi facevamo una dieta di definizione in estate. Adesso invece vogliamo provare a fare le cose per bene. Che tipo di dieta stiamo facendo? Stiamo facendo una carb cycling, quindi è una dieta di massa dove cercheremo di aumentare pian piano le calorie senza esagerare, ma avremo dei giorni a carboidrati molto alti, dei giorni a carboidrati bassi o medi e dei giorni, non dico zero carbo, ma quasi. Ci saranno dei giorni che mangeremo a bomba, dove ci abbufferemo, i carboidrati non basteranno mai, ma dei giorni dove mangeremo veramente pochissimo e si farà la fame. Questo perché ovviamente i giorni di carica dove mangeremo tanto saranno i giorni di allenamento, i giorni di scarica saranno i giorni di riposo. E dato che noi riposiamo solo un giorno a settimana, il giorno di scarica purtroppo sarà la domenica. Quindi la domenica purtroppo non ci saranno sgarri. Potremmo sgarrare solo in settimana o il sabato, quando ci alleniamo. Questo perché l'obiettivo è quello di insegnare al fisico ad utilizzare i carboidrati di grassi solo durante l'allenamento, solo quando mi alleno in maniera pesante. Quando non mi alleno non ho bisogno di così tanti carboidrati, di così tante calorie. Quindi il mio fisico deve abituarsi a questa carica scarica. L'unico problema è che io e Claudio abbiamo due fisici diversi. La nostra dieta inizia allo stesso modo, stesse calorie, stessi nutrienti, stesso cibo, è identica. Col tempo cambierà e cambierà anche di molto. Perché? Perché abbiamo due fisici diversi. Claudio è più un mesomorfo, mentre io sono più un endomorfo, quindi io metto peso velocemente, ma metto anche massa grassa velocemente. Quindi quelli come me, che mettono peso velocemente, devono stare attenti con la fase di massa, non devono esagerare, perché sennò diventeremo degli obesi, non metteremo muscolo e metteremo su tanto grasso. Invece, quelli che fanno fatica a mettere peso, devono invece cercare di aumentare il più possibile le calorie. Quindi la dieta si inizia allo stesso modo, ma poi varia. Infatti, Claudio deve aumentare le calorie ogni settimana, io devo aumentarle ogni mese. Durante la fase di massa è importante anche tener conto delle variazioni di peso. Infatti le prime due settimane ho messo peso velocemente, proprio in maniera rapida, mi sento molto pesante. Avete visto nel video di Claudio il giorno di carica, che è uguale anche per me, se non l'avete visto ve lo metto qui. Oggi invece è giornata di scarico, dove comunque mi alleno, ma non mi alleno in maniera pesante come gli altri giorni. Infatti oggi farò solamente skill. Dopo la colazione c'è lo spuntino. La cosa figa del giorno di scarica è che mi devo mangiare un'intera barretta di cioccolato al 75-85%. Sarebbero 80 grammi, però vabbè, la mangio tutta e buona. Questo è il mio spuntino. È veramente spettacolare. Tutta questa barretta mi devo mangiare. È vero che sono in scarica, ma il cioccolato, io adoro il cioccolato, ragazzi. A voi piace il cioccolato? A me piace un botto. Che bella questa scarica.
Allora, come pranzo, durante la giornata di scarica, ho 120 g di gnocchi di patate con del sugo e 3 uova sode. Quindi, come potete vedere, non è sempre il solito riso pollo. E come scarica, ripeto, è una scarica molto molto bella. Tenete conto che in realtà, nella mia dieta, la giornata di oggi sarebbe relativa al giovedì. Ecco, una cosa importante, dato che abbiamo appunto 6 pasti al giorno, questi 6 pasti al giorno valgono se ti svegli presto. Se vi svegliate tardi perché avete sonno, volete dormire un po' di più, un pasto potete saltarlo, potete scegliere se saltare la colazione o lo spuntino. Prima di allenarmi prendo questi, che sono degli amminoacidi ramificati. Ne prendo più o meno 10 grammi, quindi un misurino. Adesso voi direte, ma non servono a niente gli amminoacidi. È vero, ma il nutrizionista mi ha tolto per un mese le proteine in polvere perché avevo dei brufoli. Abbiamo provato a togliere per vedere se magari erano quelle che mi causavano gonfiore. Quindi le ho sostituite con amminoacidi ramificati prima dell'allenamento e amminoacidi essenziali dopo l'allenamento. No. Allora ti devo guardare. Siamo arrivati allo spuntino, finalmente. Vado a mettere più o meno un 60 grammi di fiocchi di avena. Gli butto dentro dei pezzi di banana, così, del fantastico latte di riso, finalmente possiamo tornare a berlo. Buttiamo in microonde per un minuto e mezzo facciamo. Come integrazione post workout al momento sto utilizzando 2 capsule di omega 3, una capsula di vitamina C e 8 grammi di amminoacidi essenziali. Questo perché non sto prendendo le proteine. Questo qui è una sorta di porridge, appunto, come potete vedere. Cerco di non farlo asciugare troppo perché, ultimamente mi piace così, con i fiocchi di avena un po' più duri, insomma. E questa è la mia merenda. E siamo giunti alla cena. La cena è un po' povera, abbiamo circa 200 grammi di patate lesse e un hamburger di pollo. Queste patate li butto su un pochino di paprika affumicata e un filo d'olio, proprio molto molto semplice. E come verdura abbiamo delle semplici carote, accompagnato da questa splendida mela. L'obiettivo è quello di riuscire ad aumentare il mio metabolismo basale, cercare di abituarmi a mangiare più calorie, a sensibilizzare il mio fisico al consumo di grassi e carboidrati. Vediamo se funziona, non ho mai fatto una roba del genere, vediamo se funziona. Ragazzi, guardate che figa la maglia di Venom. Ah, bene, ed eccoci arrivati qui con l'ultimo pasto della giornata. Praticamente stasera abbiamo un 150 grammi di yogurt greco, io utilizzo questo qua zero grassi della Faye, con 15 grammi di mandorle. Dato che ho terminato le mandorle, le ho messo dentro un pochino di burro di arachidi e devo dirvi che non è neanche male come sapore. Oggi, che è il mio giorno di scarica, ho assunto un totale di 2100 calorie. Tenete conto che vi faccio vedere qua il grafico. Vedete le proteine? Le proteine, non assumendo proteine in polvere, ho assunto solamente 85 grammi di proteine. Quindi vedete quanto è difficile assumere delle proteine dall'alimentazione, fondamentalmente. Questo dimostra che gli integratori in polvere sono veramente molto molto comodi. Ovviamente è meglio non abusarne, ci sta a fare un periodo un po' di pulizia, di stop una volta ogni tanto, però diciamo che sono veramente comodi. Infatti tra un paio di settimane comincerò a riprenderli. Oggi la mia alimentazione nei giorni di scarica era più sbilanciata verso i grassi, quindi avevo i grassi molto più alti, ma cerchiamo di capire un po' le sensazioni di questo tipo di dieta, di questo tipo di alimentazione. Devo dirvi, i primi giorni mi sentivo veramente molto molto pesante, soprattutto quando facevo skill. Quando facevo skill facevo una fatica clamorosa. Devo dire però che via via mi sto abituando, quindi mi sto adattando
al mio nuovo peso, al mio peso che ormai è sugli 80 kg. Inizialmente mi sono sporcato molto, ora pur pesando tanto, pian piano sembra che la mia composizione corporea stia migliorando. L'unico problema è quando sgarro, mentre quando ero in ipocalorica, quindi quando mangiavo meno, sgarravo, mi riempivo, ero molto più pieno. Adesso quando sgarro mi riempio di acqua, sono molto più acquoso, molto più pesante. Devo dire che a livello di forza con queste calorie sto diventando molto più forte con le zavorre, però sto peggiorando con le skill perché ovviamente più peso e più faccio fatica. Se riesco a raggiungere un buon livello con le skill con questo peso, quando poi andrò a tagliare, ovviamente dovrei volare, dovrei diventare un animale sulle skill. Quindi in realtà cerchiamo sempre di non peggiorare. Ovviamente noi vi mostreremo su Instagram, anzi vi mettiamo qua i nostri contatti per seguirci, dove potrete vedere in tempo reale quello che mangiamo, come sta andando la dieta, se abbiamo dei feedback da darvi, seguiteci su Instagram, vi mettiamo qua i contatti. Che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto cliccate sul tasto like, per noi è veramente molto importante, quindi supportate noi creator, condividete il video con gli amici, parenti, zie, nonni, madri, padri, con chiunque. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao!